Allora, portiamo questo punto all'ordine del giorno, diciamo su un argomento molto sensibile, ovviamente in questo periodo storico, e tutto un po' nasce dal nuovo regolamento in merito a materia sugli ISEE, cioè dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre numero 159, e da qui insomma un po' lo spunto di rivedere un po' un regolamento che era ovviamente idoneo nel periodo, che è un regolamento che risale al 2003, ovviamente fatto proprio con bene, però ovviamente col tempo se ne sono evolute i disagi, le problematiche. Lo spunto è stato un po' di rivedere tanti servizi che sono, altri servizi che sono stati, si sono associati, sono in capo al distretto, e siamo andati un po' a ritoccare, al di là, ripeto, di aggiornare in base al decreto 159, siamo un po' andati a ritoccare i due punti un po' salienti: il punto dell'affitto familiare e il punto del sostegno alle famiglie. Per quanto riguarda il punto dell'affitto familiare, come tutti ne sappiamo, è una misura importantissima e molto molto delicata, perché la si può leggere sotto due punti di vista. Un punto di vista che diciamo è dominante è il bene del ragazzo, del bambino, che con un decreto del tribunale in moltissimi casi è portato via dalle famiglie e dunque va a vivere in condizioni semi o residenziali presso strutture chiamate protette. Dunque l'istituto dell'affido è una cosa che riporta il bambino nell'ambito familiare, in una sicurezza familiare, in un a proprio agio, magari con altri figli dei genitori adottivi. Dunque è un istituto molto molto importante. Dunque qui siamo andati a rivedere non tanto il quantum che viene dato mensilmente alla famiglia, questo abbiamo lasciato lo stesso che era previsto anche nell'altro regolamento, però l'altro regolamento metteva in contrasto il contributo che veniva dato dal comune con l'incompatibilità del un contributo che veniva dato da altri organismi. Cioè faccio un esempio pratico: come voce del tetto da 325 euro mensili alla famiglia affidataria. Se questa famiglia gli veniva erogato un contributo da parte, come succede, del distretto ormai da anni di 150 euro, il contributo il comune oggettivo non lo poteva erogare. Così in questo regolamento siamo andati a sanare questa incompatibilità, nel senso che il comune capofila come distretto dà i 150 euro e la famiglia può arrivare fino a capienza massima di 325 che prevede il regolamento del comune di Poggio che andremo ad approvare. Questo mi sembrava anche una cosa giusta per non entrare poi in dinamiche tra fondi regionali, fondi comunali e di questo sostegno reciproco tra due misure, ripeto, bilancio comunale e fondi regionali. Mentre il secondo, il secondo punto molto importante è il sostegno alla famiglia. Noi fino adesso con il regolamento in atto andavamo a dare dei contributi, chiamiamoli ordinari, straordinari, erano un po' ciclici, due volte l'anno venivano erogati questi contributi, era diventato un po' ormai nell'ambito del mio lavoro la chiamiamo come la carta periodica, no? Cioè che ogni sei mesi venivano facendo queste domande e noi il massimo potevamo erogare questi 100-150 euro che non andavano a migliorare l'economia della famiglia, ma più che altro non andavano a dare la dignità alla famiglia. Dunque questo regolamento abbiamo previsto, e questo articolo, ripeto, fondamentale è questo regolamento, la dignità della famiglia, cioè creare intorno alla persona una rete, cioè i servizi prendono in carico questa persona con un vincolato poi questa persona a un progetto che viene elaborato insieme alla famiglia, insieme alle persone che ci sono accanto, e questo sia a livello con un contributo economico oppure anche per aiutarli a pagare sia i debiti locali, possono essere le rette dell'asilo nido, qualsiasi altra cosa. Cioè si arriva però alla firma di un contratto sociale tra il comune di Poggio Mirteto e la persona. Dunque la persona non prende le 100 euro perché è povera, perché sta in una situazione di disagio,
ma le prende perché fa un qualcosa per l'ente, cioè fa un qualcosa per l'altro, per la comunità. Dunque restituiamo in questo modo una dignità, non diamo i soldi perché sei povero, ma diamo i soldi perché fai qualcosa per gli altri. E queste cose ovviamente qui potremmo aprire tantissimi tipi di progetti. Noi abbiamo scritto sul regolamento da essere custode in qualche parte, oppure provvedere al taglio erba, lavorare anche nella cultura, aprire le sale, abbiamo tante sale, cioè possono sicuramente dare una mano a loro stessi e anche agli altri, però con un impegno reciproco, con una corresponsabilità. Questa è la cosa fondamentale, e loro si devono sentire corresponsabili, cioè questo contratto sociale si può recedere, si può rettificare, si può integrare. Dunque sì, c'è un monitoraggio costante in questo progetto, e l'assistente sociale fa questo monitoraggio. Se non è idoneo, ovviamente si chiude pure questo, e anche è una serietà nella persona, anche se noi diciamo questo contratto, lui firma un contratto, dice una volta a settimana devo fare questa cosa, quella persona una volta a settimana deve venire lì a fare quella cosa, è come il lavoro. Noi non possiamo andare a lavorare quando ci pare a noi o arrivare a mezzogiorno, eccetera. Dunque richiamarli pure un po', ripeto come dicevo prima, a una corresponsabilità. Questo è un po' il motivo più importante di questo regolamento, che ovviamente in altre regioni d'Italia abbiamo fatto un po' insieme anche alla struttura dei servizi sociali, ai funzionari, che ringrazio per l'aiuto che mi hanno dato nel redigere questo regolamento, proprio uno studio. Dunque se riusciamo tutti insieme a portare al volo questo regolamento, penso che sia una cosa molto importante. Insomma, anche sui servizi sociali, insomma, penso che ci dobbiamo compattare un po' tutti quanti, al di là di altri discorsi. Ovviamente l'abbiamo un po' condiviso con i capigruppo, abbiamo fatto sembra quasi un mese fa, non mi ricordo, è stato consegnato, perché auspico e a seguito dell'altro punto dell'ordine del giorno della ricostituzione di queste commissioni l'avremo ovviamente discusso in commissione, comunque l'abbiamo discusso anche nelle conferenze di capigruppo. E in certi articoli voi leggete, si parla di lista d'attesa, si parla di contribuzione, di compartecipazione. Questo diciamo al momento noi non abbiamo servizi dove c'è una compartecipazione, ma sono servizi delegati al distretto sociale, però e le more di fondi che possono venire, eccetera, eccetera. Dunque, come faccio il tetto, mettere dei fondi propri, si potrebbe venire a avere una lista d'attesa. Dunque, abbiamo già previsto quali sono il tipo di compartecipazione. L'ISEE, che qui entra in gioco per la compartecipazione, è legge, dobbiamo far entrare per forza l'ISEE. Mentre su quel progetto che dicevo prima, non si guarda soltanto quello, ma si guarda tutto il contesto familiare della persona, perché molto volte ci troviamo nelle situazioni che non è che alla persona manca il pane, ma proprio mancano dei soldi, ma proprio come gestisce questi soldi. Dunque a volte il progetto viene fatto anche senza soldi, proprio è prendere cura, noi vogliamo prenderci cura di questa persona proprio quotidianamente. Lo so che è difficile, perché sarebbe molto più semplice dare un qualcosa, però la sfida è questa, cioè seguirli. Molte volte si fa l'esempio della bolletta della luce, no? E molte volte noi ci troviamo anche in altri contesti non amministrativi a andare in aiuto di queste persone, magari pagare la bolletta. Molte volte invece se noi riusciamo a capire che arrivano, io mi rendo conto quando facciamo questi interventi, che le bollette più care, più alte sono quelle di queste persone in disagio. Dunque c'è anche qui la motivazione del perché. Dunque andare a vedere perché usano, in che modo usano la corrente. Cioè sembra una cosa assurda, no? Però se no è più facile pagargli la bolletta che andare a vedere come spendono, come utilizzano la corrente a casa, perché magari noi razionalizziamo un po' tutto quanto, ma la persona che ha un disagio ha disagio a 360 gradi, non ha un disagio specifico soltanto su una cosa. Ecco, dunque questo è un po' quello che siamo riusciti a realizzare. Adesso lascio magari la parola a qualcuno se vuole fare qualche domanda. Grazie comunque. Grazie. Io diciamo che ho dato una paletta al progetto, e devo dire che in linea massima non ho trovato grosse cose che non vanno bene. Il problema è
che non ho trovato i soggetti attuatori di quello che sta scritto qua sopra. Cioè le enunciazioni sono tutte, diciamo, condivisibili. Il problema è sapere, faccio un esempio al vice sindaco, il progetto personalizzato elaborato dai servizi sociali con conseguente contratto sociale. Quanto personale abbiamo noi se 10 soggetti, faccio un esempio, 10 soggetti ci chiedono di fare questo tipo di attività e a 10 soggetti ho fatto un contratto, quello sa dagli allievi, quello sa fa l'intonaco e quell'altro sa di parole alle ringhiere. Qual è l'organico dell'amministrazione comunale per far sì che noi non facciamo un contratto tanto per farlo e abbiamo un reale beneficio? Io sono del parere che il beneficio già è se una persona gli do qualcosa per mangiare, però il beneficio per la collettività, il pulire l'aiola, il verniciare il muro, eccetera, occorrerebbe che io sapessi chi è che elabora e quali sono le potenzialità dell'ufficio assistenza sociale per dare questa cosa. Così come, esempio, una cosa ben fatta è il servizio di assistenza domiciliare educativa. Si rivolge ai minori residenti nel comune, nel territorio del comune, che hanno delle condizioni particolari. A parte quando uno mette già nei limiti delle risorse del bilancio, hai fatto tutta una bella enunciazione di una pagina e poi nei limiti delle risorse del bilancio significa che non facciamo niente. Perché se è vero quello che ci racconta sempre il sindaco, i limiti delle risorse del bilancio abbiamo già finiti il 12 di febbraio, però lo so che i servizi sociali hanno altri canali, ma quello che più mi preme sapere è se bisogna seguirli, favorire la permanenza in famiglia dei minori, eccetera. Quanto e che personale abbiamo? Perché? Perché per esperienza verificare, faccio un esempio per l'assistenza domiciliare resa agli anziani, dal distretto sociosanitario per quanto riguarda gli anziani che hanno un ISEE più basso e che hanno diritto a 5, 4, 4, che è un'altra cosa, per noi, lo dico come esempio, non c'è una struttura precisa che controlla, se non affidata all'utenza che verifica se quello le 5 ore le fa effettivamente, se in queste 5 ore questo lavora o non lavora. E noi dobbiamo tenere presente che l'utenza il più delle volte è un'utenza svantaggiata, debole, che non riesce mai a confrontarsi, a mettersi contro l'operatore, cioè l'operatore che invece di arrivare alle 9 arriva alle 10 e invece di andare via a mezzogiorno va via alle 11 e mezza, si metterà a fare quello che è. Poi dopo è evidente che l'utente che beneficia, o per, che ha, non è un beneficio, ha il diritto di a questa prestazione paga un euro e quindi dicendolo all'italiano se ne frega per quello, ma il distretto le paga 18. Quindi io vorrei che mi si dicesse qual è lo strumento vero di controllo per tutte queste cose. Ok, subito rispondo. Allora, capisco che col fatto che poi giugno del comune capofila distretto molte volte si mischiano un po' i servizi. Allora, servizio assistenza domiciliare è un servizio del distretto, dunque c'è una compartecipazione, il servizio affidato a cooperative che mandano gli operatori, eccetera, eccetera. Dunque non parliamo di servizio di assistenza domiciliare. Mentre per quanto riguarda l'assistenza domiciliare operativa è una cosa che viene fatta dal bilancio comunale. Cioè noi mandiamo i nostri operatori, se c'è bisogno li mandiamo a casa, dipende quello l'utente. Cioè anche lì noi ci affidiamo, cioè abbiamo una cooperativa, chiediamo un educatore, uno o due, oppure li mandiamo a scuola. Dunque anche qui c'è l'educatore che ha un orario di inizio e un orario di fine. Per quanto riguarda il progetto, l'assistenza sociale predispone il progetto su quell'individuo lì.
Poi, se quello, se quella persona lì è incardinata nella cura del verde, ovviamente sarà il responsabile del settore che cura, che controlla quello lì. Se la, diciamo, devi aprire la sala cultura, io sto a fonti esempi, perché non è che ti rispondo esempi, Dunque, se devi aprire la sala cultura, sarà il responsabile del primo settore che vedrà questa cosa qui. Cioè, è ovvio che questi vanno incardinati a ogni singolo settore del comune, il progetto. Lo redige l'assistenza sociale all'unisono con il responsabile di riferimento, cioè dice che vogliamo fare, quali predisposizioni ha questa persona? Questa persona è capace soltanto a tagliare l'erba, andremo lì. Questa persona ha un'ora perché magari deve guardare il bambino, eccetera, e soltanto dalle 9 alle 10 può fare qualcosa, benissimo, allora gli facciamo magari sul pulmino. E implementiamo pure l'assistenza sui bambini, cioè questo vari esempi voglio fare. Per quanto riguarda i fondi, diciamo, il fatto di scrivere fino a cioè in base alla disponibilità mi sembra una questione di correttezza, però ripeto, nell'ultimo bilancio comunale, e noi al di là che ci sono sempre i fondi del comune, del bilancio comunale sui servizi sociali, non parliamo di distretto, sono due distinti e separati. Quando uno giustamente dice i fondi dei sociali vengono da altre parti, no, come Cogenteto, i servizi che fa, che sono in carico al comune, li fa con soldi di bilancio comunale. Quelli che fa con i soldi del distretto, l'assistenza sociale, che vediamo appoggio 4 giorni, non è del comune Cogenteto, del distretto. È normale che per l'utenza sembra che lo fa con Cogenteto, ma non lo fa, lo fa con soldi della Regione Lazio. La Regione Lazio non dà più soldi, non si fanno più questi servizi. Per quanto riguarda poi chiudo, per quanto riguarda ad esempio l'AIC, l'assistenza educativa comunale, cioè noi quest'anno abbiamo messo 15.000 euro in più, è stata una scelta questa, cioè dunque l'abbiamo trovato nei fondi comunali, siamo arrivati a 25.000 euro, che non sono niente, sono pochissimi, ma siamo passati da 10.000 a 25.000 euro, che ripeto è poco, perché purtroppo il problema è tale, però noi è un impegno che abbiamo preso con l'amministrazione, è una scelta questa che abbiamo fatto, perché è normale che abbiamo messo delle priorità, in questo momento la priorità l'abbiamo messa sui bambini, questo è ovviamente l'abbiamo provato l'ultimo bilancio, che la mia volta mettiamo 25.000 euro sull'assistenza educativa comunale, l'AIC, però il classico AIC, comunque la garanzia è un po' l'assistenza sociale che fa tutto questo, ma è un, ripeto, un regolamento studiato insieme proprio perché uno crede in questa cosa qui, dare la speranza è dare questa dignità. Poi è normale che chi ha a che fare con i disagiati sa che ci sono delle vittorie ma ci sono tantissime sconfitte, questo siamo coscienti di questo, insomma. Se permetti, no, siccome ogni articolo, quindi ogni attività compatibilmente alle disponibilità, e non è chiaro qual è il criterio con cui si accede, cioè il criterio con cui vengono scelte una cosa o l'altra, non è che ci sia tutta questa chiarezza, bisognerà che qualcuno o nel regolamento o in un subregolamento ci dica quali sono le caratteristiche in base alla quale scelgo quello che taglia l'erba, non dico una cosa, invece di quello che tinteggia, perché qui allora, dice... è al contrario, il progetto viene fatto su una persona che in base ai servizi sociali, in base ai servizi sociali ha una possibilità in quell'ambito lì, non guardiamo, ci serve uno che taglia l'erba, ma la prende uno che è San Giro di Piazza, è l'esatto contrario, cioè il progetto viene calato sulla persona, perché noi possiamo abbandonare tutti, e non tutti possono... Io quello che ti ho detto io, 10 persone, con quale criterio, compatibilmente con le esigenze di bilancio, vengono individuate? Dobbiamo vedere che fa copertezza, sì, ma non è, no, non è. Però questa è la discrezionalità, l'assistenza sociale, l'idea di non farlo. È la discrezionalità dell'assistenza sociale. Mentre prima, con i contributi, bastava che portavano tutti quanti in lista zero, che a tutti che dovevamo dare. Invece noi sapevamo, dato che viviamo oggi in Italia, non viviamo a Roma, conoscevamo delle situazioni, però quello che mi volevo di no, io so che guadagni 1.000 euro al mese perché vado a lavorare là, e io gli ho dato lì, quelli venivano lì e ce lo presentavano. C'è gente che si è trasferita a Poggio Vittorio apposta dal paese vicino.
No, no, ho capito benissimo, però... intervenire io. Scusate, ma io penso che, cioè, la bontà dell'atto deliberativo e del regolamento penso che sia evidente a tutti. Poi io penso che questa, siccome è la prima volta che lo attueremo, certo, sarà anche in progress, evidentemente, di valutare, assolutamente, perché è ovvio che, insomma... Se ci vediamo, noi vediamo col distretto, prima volta approviamo un regolamento, no? Questo non c'è il responsabile, ma allora, cioè l'ex responsabile, lo sa bene come funziona. Quando approviamo un regolamento dei servizi sociali, poi in progress, poi ce ne accorgiamo mano a mano se qualche cosa è da migliorare, e l'importante, dico sempre, trovare l'atto. Cambiare due righe si fa subito a far primo consiglio di cambiare due righe, cioè, e si lavora insieme in base alle problematiche che tutti riusciamo ad evidenziare. Questo apertissimo sotto tutti i punti di vista, perché se ci rendiamo conto che qualcosa non va, lo cambiamo tranquillamente, ma senza problemi propri. Grazie. Io solo se posso dire una cosa per interpretare meglio quello che ho detto, se ho capito. No, dico che forse potrebbe essere utile. Perché diciamo, a fronte delle domande dei soggetti che possono essere coinvolti in questo progetto, che mi sembra molto bello, però ci può essere, appunto, essendoci un limite di fondi, ci può essere il problema che diciamo, i fondi non bastano per tutti quelli che sarebbero, diciamo, tutti quelli che chiedono. Questo potrebbe essere, okay. Ma allora creare magari dei criteri che aiutino, diciamo, nella scelta, potrebbe, ad esempio, non so, per esempio mettere come un possibile criterio il numero dei figli, oppure mettere come possibile criterio l'età, cioè aggiungere dei criteri che, se i fondi bastano per tutti, non serve, diciamo, ma se ci fosse problema di fondi, come scegliere? Quello penso a fare. Ok, sì, se non ho capito, aspetta, rispondo. Allora, abbiamo messo un punto, forse mi sono stato chiaro quando ho detto sia a livello economico, ma molte volte si faranno progetti non con i soldi, senza soldi. Perché se noi, allora, la persona, sappiamo benissimo, le morosità con le utenze, queste persone devono pagare 50 euro al mese, non pagano perché non pagano, poi se andiamo tra 5 anni, persone non hanno niente, è anche la dignità, quello mi paga l'acqua o paga la bolletta perché fa qualcosa. Dunque la bravura, cioè il stare in lavorare insieme proprio ad andare su queste situazioni, non che queste persone vanno in giro a chiedere 10 euro a testa per tu devi paghi l'utenza facendo qualcosa, non andando a mendicare 5 euro da Marcello, da Mariella o da Walter. Cioè si chiama la responsabilità della persona, perché è più facile andare a te e dire dai 5 io, 5 Giancarlo, sono 15, e quello che si paga, se la paga la bolletta, che sappiamo bene in questo mondo non è mai semplice guardare i soldi in mano delle persone. Tu così sei responsabile di quello che fai. Tu la bolletta la paghi perché fai qualcosa, perché altrimenti qui perdiamo sempre noi, se no. Ecco, dunque abbiamo inserito questo. Grazie. Grazie, assessore Luca Antoni. Qui passiamo alla votazione di questo. Giusto? Per questo criterio, va bene. Le caratteristiche che ho detto che non riesco a individuare in maniera, cioè non vuole conto, no, vabbè, però voglio dire, no, voglio dire, con questa l'assicurazione, questa è l'assicurazione che diceva anche l'assessore, però che voglio dire che io, siccome ho detto chiaramente che mancano dei criteri che mi permettono di separare uno dall'altro, va bene, no, vabbè, ma adesso mi piacerebbe, cioè, spiegare questo aspetto che ha sottolineato, che evidentemente, diciamo, con l'andare dell'esperienza che viene messa in atto, poi ci saranno questi accorgimenti. Va bene, mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Astenuto. Questo non c'è bisogno di... Sì. Ok, allora passiamo al punto numero 4, che vi dico subito che era l'approvazione del piano di protezione civile, che diciamo la società che insieme agli uffici tecnici e insieme ai consiglieri comunali stava
stanno implementando, cercando di raccogliere tutte le informazioni possibili per adeguare il piano di protezione civile attualmente in essere con le linee guida. Ecco, sì, no, dico questo, no, faccio subito questa comunicazione, che non avendo avuto la possibilità di avere in tempo tutti gli atti, siccome comunque abbiamo un'esigenza di presentare il tutto con un termine prorogabile che è il 5, allora, sin da adesso dico che gli atti, il piano praticamente adesso, diciamo, l'abbiamo implementato proprio fino a poche ore fa, e viene convocato un consiglio per lunedì alle 15, lunedì 5 alle 15, e sabato a mezzogiorno possiamo, penso pure domani, però insomma sabato, se vogliamo fare anche un... discutiamo il piano, però qual è l'urgenza, segretario, di questa cosa? E che dobbiamo presentarlo, il discuterlo da tempo. No, il tempo è no, il piano c'è. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse. Aspetta, fammi finire, finisco. Allora, spiego che c'è questa scadenza del 5 e in estate sono state emanate queste disposizioni regionali con questo termine. Poi c'è stato tutti gli eventi che sapete, in qualche modo, per cui diciamo questo aggiornamento è semplicemente un aggiornamento di piani che già in essere, che il Comune di Poggio Mirteto ha, che ovviamente devono essere adeguati a quello che sono le disposizioni del 2015 e che sono ovviamente da adeguare. Per cui viene data questa comunicazione, si ritira il punto all'ordine del giorno con le comunicazioni che ho fatto. La comunicazione che fatto per, che hai usato per darci la notizia che ci darà il Consiglio Comunale. No, domani adesso qual è il motivo dell'urgenza? Perché la regione è legato anche a... L'urgenza c'è quando domani sera c'è un terremoto e oggi facciamo la L'urgenza è un attimo, lo dovevi fare. È come l'assestamento di bilancio, lo dovevi fare entro il 30 novembre. E adesso ve lo dico, no, ascolta, va. Cioè, un anno da tempo, no. Veramente questo c'avevi gli anni di tempo. Però perché dobbiamo falsare sempre la verità? A caspita, cioè il piano, andiamo sul sito, vai sul sito del comune, visto che vedi tutto, vai sul sito del comune, vedi amministrazione trasparente, piano protezione civile, vedi il piano che è in vigore adesso, c'è una disposizione regionale che dà una scadenza di settembre. Abbiamo dovuto fare una manifestazione di interesse, ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati nella pubblica amministrazione, che se ne dica. Allora, perché se ne dico un piano, guarda, ti sto dicendo che mi fai finire. Ma fai finito, e ti sto dicendo che vuoi dire. Walter, scusa. Vabbè, io non ci vengo, se no, ti scriverò che il consiglio d'urgenza, secondo me, non c'ha l'urgenza. No, c'ha l'urgenza perché altrimenti va bene, poi contestalo. Tu fai scadere cose, ma che sei tu che sta a fare la scadere cose, non so io, l'urgenza, che pare che il segretario possiamo leggere il regolamento sull'urgenza, cosa dice? Non è assolutamente così. Sì, Walter, però voglio dire, quando si dice che uno deve essere produttivo, cioè fai la minoranza, ma fai la costruttiva, benedetto cielo. Allora, se ti dico che ti sto dicendo. E infatti diciamo che la ditta che l'ha fatto non c'è capito un caos, no, perché sono incapace, non se l'ho formato i documenti del 500, scusa sindaco, segretario, sta per male, scusa, però guarda, sindaco, questo ma te l'ho girato io e ti sto dicendo, guarda, il documento di 250
55 pagine che comincia. Senti, è uno strumento di rapida consultazione. Ma questi sono tutti così. Ma sono tutti così, eh. Dai. Sono tutti così. Uno strumento di rapida consultazione. 255 pagine. Guarda che. Qui 130 uomini. Walter, ti ho detto sin dall'inizio, innanzitutto l'ho girata io ieri sera per email, e se ho scritto Rete 1 perché è una bozza iniziale che viene appunto aggiornata. Il 23 novembre hai fatto il consiglio, hai convocato il consiglio comunale, mettendo questo punto all'ordine del giorno. Walter, ci sono. Quindi si presume che tu, quando convochi il consiglio comunale, gli atti del consiglio comunale, poi 3 giorni prima li metti a disposizione dei consiglieri. Io non sto a fare ostruzionismo quest'anno, e sto dicendo che quando parlate dei 5 Stelle che fanno quello, ma puoi fare quello che cavolo vuoi fare, sempre, sempre, in qualsiasi occasione. Basta, per me è proprio questo, ho finito. Guarda, non ci stai solo tu, stiamo pure anche altro consigliere. Allora, io penso che parlare di cose, parlando di cose concrete, cerchiamo di farlo nel modo migliore. Se ci siamo presi 2 giorni in più è per implementarlo ancora meglio, siccome lo stiamo facendo anche per gli altri comuni, perché facciamo parte di un COI, di un centro operativo intercomunale che diciamo presuppone anche una valenza sovraterritoriale, sovracomunale, che implica anche le conoscenze più peculiari rispetto anche a quelle che sono state le disposizioni e le esperienze dettate dalle ultime avversità così della natura che ci sono state. Per cui, detto questo, i tempi la regione li ha cadenzati in questo modo, tutti gli altri i comuni sono così. La dottoressa lunedì alle 6 c'ha il consiglio comunale a Frasso per fare la stessa cosa, per dirvene una, cioè non è che stiamo con questo lei è la stessa cosa. Cioè il regolamento è diverso, però io vi dico questo, vogliamo collaborare sabato, io presentiamo, non ci appassionano poi tutte queste cose, voleva dire 2 cose? No, cosa, cioè noi l'incarico l'abbiamo dato, la ditta non so se non è stata in grado o comunque non ha consegnato quello che era previsto consegnasse, tant'è che stamattina io e Pianti siamo dovuti andare nell'ufficio, ieri sera abbiamo fatto nottata col sindaco in comune per cercare i dati che mancavano, quindi noi nei tempi c'eravamo, è la ditta che non ci ha consegnato in tempo il lavoro che avevamo chiesto, quindi calcolando che la regione se no non ci dà i finanziamenti per il piano di emergenza comunale, cioè secondo me è urgente, diventa urgente, perché se no perdiamo i fondi. Come no? Sì. Va bene. Ma ci sono. Gli sto dicendo, se l'hai visto anche nel documento, i dati che mancano sono principalmente degli altri comuni, per cui ci sono stati problemi anche tecnici, la CEA che non ci ha risposto, la società del gas che non ci ha risposto, l'Enel e tutti gli elettrodotti, cioè ci sono determinate situazioni che per farlo in modo compiuto ci sono questi termini, per cui non c'è stato da strumentalizzare più di tanto, cerchiamo di fare i passaggi che sono dovuti per rispettare queste scadenze. E qui chiedo per la votazione. No, non posso vedere. Passiamo al punto numero 5, che è la nomina in base allo statuto, all'articolo 22, della commissione di consigliari permanenti. A questo proposito io comunico, come già informalmente ho detto nella conferenza dei capigruppo, che è stata fatta una delibera giunta comunale dove viene individuato il locale per la minoranza, così come c'era stato richiesto da più tempo, e se domani mattina non ci sei, Marcello c'è domani ci sei, e domani mattina se ne può prendere diciamo visione, così ci adoperiamo, è il locale a fianco di fronte al protocollo, c'è da sistemarlo, se siamo d'accordo ci aiutiamo, lo sistemiamo, così potete avere anche il luogo che sempre avete chiesto e che io in verità l'ho promesso e ho tardato a darlo. Faccio mia colpa, i tempi miei sono così che devo fare, però ci arriva, l'importante è arrivare, meglio tardi che mai, dai. Sì,
prima di questo punto credo che andava messo una delibera per l'accettazione delle dimissioni dei consiglieri di maggioranza. Non è state mai accettate le dimissioni dei consiglieri di maggioranza che fanno parte del consiglieri di maggioranza che si sono dimessi, non è stato presa. E vabbè, però possono restare, quindi restano e vengono sostituiti. E se si sono dimessi? Chi? I consiglieri di maggioranza. Allora è andata la dimissione il 4 luglio per Paglia. Sì, anche delle commissioni. Sì. Certo, delle c'era la volontà di rifarle. Se sono dimessi, allora c'era la volontà di rifarle, non sono state fatte. Adesso, prima di fare le nuove commissioni, andrebbe preso atto con una delibera. Ma non c'è scritto. E non ce l'hai perché funzioni bene come comunque. Cioè, se sfidenti, se ne vanno, cioè, dimmi qual è l'articolo, dimmi qual è l'articolo, lo vediamo, cioè, voglio dire, qual è non penso che il consiglio possa visitare le commissioni delle dimissioni da componente della commissione. Sì, però credo va preso la deliberazione. L'ha preso l'altro. Il punto prima, facciamo la presa d'aria. Cioè, ma se modifichiamo allora questa proposta di delibera nella delibera stessa. Lo possiamo scrivere qua. Ho solo messo in evidenza che mancava l'altro. Per non fare un altro atto a fatto. Ma non c'è scritto qua, io non ho mai letto questa cosa. Però è una questione, visto che quando sono stati eletti, visto che si sono nella ricostruzione, diciamo che si sono dimessi, e cioè prendiamo atto che noi stessi ci sono. È superare questa cosa, cioè, e questa è per la semplificazione amministrativa, va bene. Vabbè, lo aggiungiamo qui, se vogliamo accorciare i tempi. Anzi, magari, lo aggiunge qua, troviamo la dicitura giusta. Io invece volevo... Capito bene la stanza è la stanza di sopra, quella prima dell'ingresso degli uffici. Sì. Però io forse sono rimasta indietro, non mi ricordo. Io qui ho una delibera che è di. Sì, però esatto, non l'abbiamo spiegata ieri, infatti questo lo dicevo, che il numero adesso non ricordo, però l'abbiamo fatto. Quindi ma non è stata ancora approvata in consiglio o non serve la cosa? È giunta e basta. Sì, sta revoca questa, l'Italia affluisce e i motivi della revoca li possiamo sapere. È proprio per questo motivo, cioè per cercare di dare. Cioè dalla stanza a noi? Sì. No, nel senso che. Cioè quella non era presa in considerazione. Adesso cerchiamo di trovare. Abbiamo rimodificato proprio per dare. No, perché io diciamo. No, no, va bene, però non volete avere diciamo la responsabilità del fatto che ad esempio. Diciamo il problema che noi abbiamo sollevato un po' di tempo fa in consiglio e che ci sembrava essere stato accolto da questa delibera, cioè del fatto che l'ufficio tributi era completamente inadeguato all'udienza, perché chi non c'ha non deambula, non può entrare, ci sembrava ottima diciamo la riportarlo al piano terra degli uffici comunali, cioè spostarlo da dove sta e portarlo al piano terra. Ma cioè non so poi come l'avete contemperato, perché diciamo mi sarei aspettata più da noi quella zona sotto, diciamo, oppure un'altra cosa piuttosto che cioè, io così a occhio le stanze che ci stanno in comune, quelle sono, quindi se al piano terra ci vanno, se ci sono tributi, a meno che non avete proprio cambiato tutto. E quindi se fosse così mi sarebbe piaciuto sapere perché comunque lasciare l'ufficio tributi là sotto dove facendo, sta facendo una valutazione dei capi settori e avendo l'esigenza comunque di individuare una stanza per la minoranza, si è inteso modificarla e dare questa stanza qui, questo diciamo è il concetto. No, sì, però noi ci togliamo da ogni responsabilità. Va bene, però io ci tengo a ribadirla questa cosa. Cioè noi con forza abbiamo chiesto che l'ufficio tributi sia spostato. Noi stiamo provvedendo per trovare una soluzione adeguata anche per l'accesso ai portatori. Cioè lasciandolo dove sta? No, trovando a breve una sistemazione, anche se non, seppure quella però adeguata. Ma se questa sistemazione qual è il problema sollevato? Perché questa è di settembre, cioè eravamo. Ci sembrava buona come cosa, anzi abbiamo pure pensato, vedi che bello, è stata accolta. Una delle soluzioni, una cosa che avevamo sollevato noi, cioè l'ufficio tributi adesso sta in via Cavaliera,
sotto e c'ha un'obbligazione oggettivamente diciamo non rispettosa di nessun vincolo, diciamo, come si chiama? Per chi ha delle difficoltà, cioè non si può accedere a fatica chi cammina bene lì dentro, a fatica. Già uno che ha le stampelle in quel corridoietto ci gira male. Allora, noi avevamo sollevato questo problema dicendo che ci sembrava opportuno che fosse spostato. Con questa delibera ci eravamo rasserenati perché avevamo visto che l'ufficio tributi era stato messo al primo piano degli uffici comunali, nelle stanze, le due stanze, quelle appena si entra, e ci sembrava un'ottima risposta a quello che noi avevamo sollevato. Non vorrei che adesso la stanza che ci date a noi fa sì che, perché avevo difficile che improvvisamente, diciamo, tanto che noi avevamo anche addirittura pensato di fare un'occupazione della stanza, quella a piano terra, che non abbiamo fatto proprio in virtù di questo, sinceramente, perché avendo letto la delibera che lì ci andava l'ufficio tributi, abbiamo detto meno male, è una cosa importante per i cittadini. Ok. Maria, io lì, quando abbiamo fatto un'ulteriore valutazione, innanzitutto gli spazi rivisti bene pure con il responsabile dei tributi, non era sufficiente più stanze, perché poi c'erano i magazzini dietro, tutti quanti, l'archivio, è grande. Ognuno doveva stare perché ognuno poteva stare due insieme per una privacy, perché uno tratta le cose dell'acqua, quell'altro non ci poteva stare bene. Poi c'era un altro problema che sarebbe rimasto, i servizi sociali. Cioè attualmente i servizi sociali non sono accessibili ad oggi. Ma lì prevedeva che i servizi sociali andavano sotto. E no, due stanze sotto ci abbiamo. Due stanze appena in stop, quell'altro è stata anagrafe. Cioè così, però gli spazi erano lunghi. Quello ma fino di nuovo c'è quello. Non gli è bianco. Sulla verdura ci sono altri progetti, altre cose che abbiamo già deliberato, non è che. Anche perché sulla verdura penso che siamo arrivati già a 10 cose che dobbiamo spostarci, 10 destinazioni, dunque 8 cose diverse ho sentito, dunque se dovrebbe 8 verdure dovremmo mettere su. Bene a bene, però non c'è quella. Posso parlare? Sì. Quando ho detto prima l'atteggiamento, scusatemi, lo ripeto perché mi piace questa parola, ormai non parata, bisogna ricordare uno schizofrenico. Questa è una delibera, lo dico a, non la giunta perché lo sa, lo dico ai consiglieri, e faccio loro notare che se noi ci alzassimo e andassimo via non ci avete il numero legale, va bene, è un'altra cosa, ecco, ora rientra lui, però diciamo funziona così questo comune. Il 22 settembre del 2015, il 20, no, 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 dove vai? Dove vai? Però quando una sera sì, manca. E il 22 settembre del 2015 la giunta comunale ha fatto una delibera, valutato, rilevato, dato atto, premesso, delibera e dichiara immediatamente esecutiva, stante la necessità di provvedere. Ha fatto una delibera e ha indicato, siccome io non è la prima volta che lo dico, nel comune di Poggio Mirteto non comanda il sindaco, il più delle volte comandano i dipendenti, e quando i dipendenti dicono io questo non lo faccio, il sindaco gli dice va bene, questo succede nel comune di Poggio Mirteto, siccome un dipendente non si è voluto spostare, accampando le scuse le migliori, le più precise, quello che volete, anche in considerazione del fatto che su questa delibera alla fine c'era scritto che veniva trasmessa la deliberazione alle organizzazioni sindacali per verificare se c'erano cose contrarie, l'amministrazione comunale ha pensato bene di lasciar perdere per non mettersi a fare il contenzioso con un dipendente, ha pensato bene che quello spostamento, quello spostamento, e così la persona disabile ha dovuto continuare a cercare a pietire l'accesso all'ufficio tributi dove non c'è stata nemmeno una tettoietta, perché se piove almeno di fuori gli danno le carte. Questo sta succedendo da più di un anno, cioè da quando voi giunta avete preso, tu sindaco avete preso la decisione di fare una cosa. In questi 2 anni e mezzo abbiamo reiterato la nostra richiesta, abbiamo rotto le scatole per 2 anni e mezzo dicendo che il regolamento, lo statuto, non il regolamento, prevede un locale per i gruppi consigliari con precedenza
alle opposizioni, c'è scritto, ve lo ricordo bene, siccome in 2 anni e mezzo non avete trovato il posto per le opposizioni, avete fatto una delibera che annulla questa, che in un anno non siete stati capaci di far osservare, e avete fatto, avete trovato non solo il locale per l'opposizione, pure quello per il gruppo di maggioranza e pure per il gruppo consigliare. Quindi sto comune si è allargato così in maniera subito, tranquilli, sono scappate fuori due stanze grosse che fino adesso non c'erano, quindi 2 anni e mezzo noi siamo andati a fare un tramontino per poter leggere gli atti del punto in bianco, è uscito fuori che mo addirittura c'è sta la stanza, perché poi i sottoposti stanno al primo piano, i sovrapposti stanno al secondo piano e ognuno ha la sua stanza, chi ha la terrazza, chi ha la visuale sulla macchiarella, eccetera. Cioè io dico che quando noi parliamo non diciamo niente che non sia in linea con il vostro comportamento. Come fa un'amministrazione comunale a non far attuare una delibera che ha reso immediatamente, perché adesso quando faremo la prossima, la segretaria dice immediatamente esecutiva a tutti, immediatamente esecutiva, la stessa cosa la facciamo per la giunta, poi è così immediatamente esecutiva che a 1 anno e 3 mesi di distanza non siamo capaci di fare, di attuarla e di fare. Allora è il caso 2, o non siete capaci di programmare o non siete in grado di gestire né il personale né gli immobili del comune di Poggio Pertino, perché altrimenti una soluzione qualsiasi voi l'avreste trovata. Per quanto riguarda il sollecito, diciamo il suggerimento che è venuto dalla sala, io sono un consigliere comunale di questo comune e mi trovo di fronte alle cose improvvise. È vero che c'è scritto che nel programma dell'ordine delle opere pubbliche triennale che avremmo fatto la sala Farnese, ma da punto in bianco ci trovavamo con il cantiere aperto, il consigliere comunale non ne sa niente, il proprietario dell'immobile sottostante non ne sa niente, gli mettono le cavalle davanti alla porta e non può entrare, e quello catastralmente è deconsumato. Quindi succede che in questo comune, e cosa leggo nel piano di protezione civile, che la biblioteca sta nella ex preduta. Quello così veloce siete stati a farlo, noi non abbiamo fatto in tempo a riempire gli scatoloni dei libri e già abbiamo occupato la biblioteca là nell'ex preduta. Quindi quando voi dite dateci suggerimenti, sentite, parliamone, cioè, no, voi siete autarchici, voi decidete, fate quello che volete, imponete la vostra volontà e poi non volete neanche che qualcuno vi faccia notare che state facendo delle cavolate, perché se un'amministrazione fosse stata solerte e attenta, intanto primo come scelta politica continuare a svuotare il centro storico dai servizi e dalle attività non credo che sia una funzione che attiene a un'amministrazione comunale, perché prendere la biblioteca e portarla via dal centro storico già è un qualcosa che non, secondo me, non so, perché signor sindaco ve l'ho detto l'altro giorno. Scusa, però. Ho 10 minuti. No, 10 minuti, ma all'ordine del giorno devi attenere. Sto parlando dei locali. Devi attenere all'ordine. Sto parlando dei locali, che ti sto parlando? Sto parlando dei locali. Dell'approvazione. Te sto approvando. Della nomina delle consigliere. E io come consigliere che deve andare in un locale, dico che avrei preferito se tu mi avessi dato il locale dell'ex pretura, dove dovevi trasportare tutto. Invece che fanno? Una parte l'hai data alla società privata, non so di chi sono amici, ma l'hai data alla società privata. Un'altra parte ha detto adesso che ci metti la biblioteca, e se mi permetti, se avessi fatto una scelta diversa, cioè quella di trasportare il comune in blocco, avresti sollevato il problema. Allora adesso dopo non si scuoterebbe il centro storico. No, ma se tutte le attività culturali non si scuoterebbero, fai pace con il cervello. Tutte le attività culturali e sociali che fai adesso e i gruppi consigliari avrebbero potuto rimanere nel comune. Non c'era bisogno di fare, perché io l'altro giorno mi sono vergognato, sono andato a fare una riunione nel comune di Magliano, quello di cui parleremo fra un po' nel punto successivo, e ho visto qual è la sala consigliare del comune di Magliano, quindi ho visto il comune di Magliano e ho visto come è organizzato, come è tenuto, e mio malgrado quello, è vero che è un seguace dei Refrigeri, quindi era di destra ma adesso è un grande elettore dei Refrigeri, però è altrettanto vero che quel comune è tenuto bene.
e io non ho il piacere, non avrò il piacere fino a quando moro, e morirò presto perché mi sta a far corato. Finché c'hai Deve un comune serio, gestito in maniera seria, non una cosa raffazzonata che di giorno in giorno si accavalla, perché se non sei capace di risparmiare, di rispettare le due stesse libere, significa che non lo sai fare. Questo che stiamo facendo e ponderando sono tutti passaggi che sono finalizzati a un'ottimizzazione di quello che c'è di patrimonio e di quello che ci sono delle risorse umane a disposizione del comune. Per cui detto questo, e vi invito veramente a stare all'ordine del giorno, perché i punti sono tanti, e poi io devo dire che sentire parlare con questa incoerenza, si fanno le cose e non vanno bene, non si fanno, non vanno bene, una volta si svolge il centro storico. No, vabbè, stavo parlando della dei lavori della Sala Farnese, cioè sta con tanto di ordinanza, con tanto di regolarità di inizio lavori, non vedo il motivo per cui poi una volta si svolgono i centri storici, una volta bisogna portare il comune all'ex pretura, una volta bisogna portarci l'unione dei comuni, insomma. Io mi sembra che l'ex pretura è stata da questa amministrazione è stata presa in mano in una situazione che era veramente, ci sono le foto di tutti quanti, ci sarà il momento che avremo il tempo di tirarle fuori con tanto di impegno sia di volontari, a cui vanno i miei ringraziamenti, sia dei consiglieri comunali, sia anche con lavori direttamente fatti da allora io sto dicendo quello che è stato fatto, è stato messo a disposizione di beni legati al patrimonio nostro rurale del territorio, a disposizione fruibili da tutti, cosa che ne va dato atto all'assessore Rinaldi che ha attivato tutte queste cose e sta portando avanti altri lusinghieri di obiettivi. Detto questo, abbiamo la nomina delle commissioni, come si procede per il voto palese? Volevo solo sapere, ma voi ci avete già idea di dove mettere l'ufficio tributi, ce lo potete dire? L'ufficio tributi al momento resta lì perché... Ma allora siamo matti. Ma cosa c'è? L'ufficio tributi resta lì. Il segretario mi sta affermando che il sindaco perpetua a tenere un ufficio pubblico che non ha abolito le barriere architettoniche che impedisce alle persone diversamente abili di accedere. E sono anni che viola la legge, lui che mi dice che non ho tirato bene la legge mai. Nella fattispecie per le pratiche che richiedono il rapporto con persone disabili, il funzionario si è sempre reso disponibile ad andare nella postazione della NAC. Non posso tacere io. Allora, è corretto quello che stai dicendo, è più importante l'ufficio dei portatori di etica. Guardate che non è così, scusa, non è. Non c'è importante che possa essere. No, scusate. Facciamo anche un percorso. Sto dicendo che quei locali verranno ristrutturati e verranno resi agibili nel modo. Al momento non abbiamo altre soluzioni. Per venire incontro. Ma se c'è il responsabile che, come ha detto il vice sindaco, ci sono delle difficoltà, di fare la delibera se vede se è possibile, che fate la delibera così vabbè. E dopo vi accorgete che non è possibile. Ma guarda, c'è una delibera in cui si dice proprio, ma porca miseria. Scusa, io... Maria, volete ascoltare e capire... Cioè, da parte della maggioranza, da parte della giunta, c'è stata tutta la volontà per dare a disposizione un locale, per far sì che, come avete detto, rientrate a far parte delle commissioni per lavorare sugli argomenti, e ci stiamo opponendo a questo. L'ufficio di tributi per anni è stato lì, adesso ci siamo impegnati per risanarlo in questo tempo, adesso dobbiamo trovare altri momenti di strumentalizzazione, di perdita di tempo per fare queste cose. Allora, io vi sto dicendo che questo era l'elemento chiave, prepoteutico, per ricomporre le commissioni e farle lavorare.
Ma se non c'è sta questa volontà, ma cioè, adesso io non è che con un batter d'occhi pensate che posso assolvere a tutti quanti quelli che sono degli adempimenti che magari sono da parecchio tempo che ci stanno, cioè ci vorrà pure dei tempi tecnici per portarli avanti. Cioè, ma io voglio dire, se così facendo, cioè, veramente uno è ingessato, perché se stiamo a discutere su questo. Allora, l'ordine. Adesso non è che sta ingessato nessuno, è quello che cavolo ne pareva. Non dire. Walter, l'ordine. No, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo. No, Parker. Scusa, no, c'è una roba lì. Ma non ti sto dicendo, io ti sto dicendo che un elemento provvedente era quello del locale. Adesso stiamo togliendo questo, questa scusa. Stiamo togliendo. Non è quello il motivo. Allora qual è il motivo? Non è stato tolto per quel motivo. Allora qual è il motivo? Perché ci stanno due stanze in più, spostiamo qualche altra cosa, mettiamo l'archivio lì e spostiamo lì. Non c'è la possibilità da parte del permettere quello che diceva il vice sindaco. Non ci sono quelle condizioni che con un approfondimento anche rispetto alla normativa sulla privacy che ci sta, l'ufficio dei voti poteva salire sopra. Questo c'è il discorso, per cui adegueremo quei locali. Punto. Nel giro di breve tempo ascoltate, io vi dico che nel giro di breve tempo verrà fatto anche quello lì. Date il tempo per fare le cose, però non si può pensare. No. Allora date il tempo, io te sto dicendo, te sto dando il locale e non lo volete, ditelo chiaramente, se non volete partecipare alle commissioni. Punto. Allora, per quanto riguarda la nomina delle commissioni, a scrutinio palese abbiamo aggiunto quello che suggeriva il consigliere Ciccarelli, preso atto delle dimissioni dei componenti delle commissioni consigliari, di cui, no, è palese, l'abbiamo fatto un'altra volta, è palese. Cioè, è snervante, guardate, è pazienza. Più importante dalla sala è palese. Piuttosto che adeguare. Ma se ci fosse guardia non parleresti così te pare che qua non è più perché è più importante mettere la stanza da regolamento per consentire ai portatori di handicap di accedere in un ufficio. Se questo è non c'è adesso farò un manifesto penso che meglio andate a capire a sto punto non ho capito è più importante piuttosto che consentire ai portatori di handicap per entrare in un ufficio. Allora, la commissione. Allora, scusa, posso ripetere questa la cosa? L'altra volta era per la commissione numero uno, Barber, seguiamo? Lasciamo come stavano. Allora, la commissione numero uno. Ai sensi dell'articolo 5 dello statuto, componente della commissione consigliare permanente numero 1 è assetto del territorio, ambiente, lavori pubblici, manutenzione, viabilità, patrimonio, attività produttive, i seguenti consiglieri comunali. Allora, posso leggere così, diciamo? Allora, Villanucci, Colli, Grassi, Cianfa, e poi c'era però questo confermandolo voi. I consumati e tassi su questa, così lo facciamo in blocco. Questa è l'assetto del territorio. Poi la 2 che è la pubblica istruzione, sanità, cultura, sport, servizi democratici, servizi sociali, programmazione economica, i seguenti consiglieri: Paolini, Schiavone Maria, Del Bufalo Francesco, Fantozzi Andrea, e poi c'era Ceccarelli e Bonfigli. Questa era quella dell'altra volta, diciamo implementati di quelli che non c'erano quello lì, no, Del Bufalo Fantozzi. Le ripeto? Allora, noi visto che queste commissioni
sogni erano state, avevamo chiesto insomma che l'avremmo accettati subordinatamente all'assegnazione della stanza, noi accettiamo di riprendere il lavoro in commissione, ma non nella stanza, proprio per sottolineare che noi ci troviamo in totale disaccordo sul fatto che venga penalizzata così un'utenza dei cittadini. Noi no, non sarà per colpa nostra, ma in questa delibera ci staremo pure noi a stanza delle minoranze, e noi non vogliamo assolutamente avere nessun tipo di responsabilità, seppure latente, marginale, per dire abbiamo dovuto rifare l'assetto per trovare la stanza. Le stanze ci stanno, noi accetteremo le commissioni, staremo ancora senza stanza perché ci sembra prioritaria risolvere il problema questo qui dell'utenza piuttosto che il problema delle stanze, dove potevamo andare benissimo noi là sotto, insomma. Va bene, io colgo la cosa, poi mi renderò sempre disponibile per trovare soluzioni alternative, ve lo dico, perché voglio dire, ogni suggerimento comunque diventa per me uno stimolo a migliorare e venire incontro alle esigenze, per cui cercando di facilitare al massimo comunque quello che possono essere anche eventuali difficoltà logistiche. Ok, allora mettiamo a votazione, chi è d'accordo? Quindi votate come erano le precedenti. Con queste e tu vuoi dire per una, per quella prima, per quella seconda sì e per la prima. ripeto la numero uno, la numero uno Villanucci Giulia, Colli Andrea, Grassi, Ciampa Fabrizio, Consumati e Tassi. Lei si astiene alla 1 perché c'è lei, giusto? Gli altri sono favorevoli? Sì. Favorevoli? Yeah. Alla numero 2 c'è Paolini Sara, Schiavone Maria, Del Bufalo Francesco, Fantozzi Andrea, Ceccarelli Fabrizio e Bonfigli Maria. E questa. Qui favorevoli? Tutti? Tutti. Ok, ci abbiamo. Volete fare media visibilità per essere più operativo? No, io mai. Io lo devo proporre. Che figura non si fa? Manca parlando qua. Ma non c'è. Come deve fare la dei approvazione. Punto. Approvazione, punto numero 6, approvazione del regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio volontariato civico comunale. La parola a Maria Schiavone, la consigliera che su indicazione di tutti ha lavorato su questo argomento. Allora, seguendo un po' l'esempio anche di altre città, abbiamo pensato anche a Poggio Mizzeto di istituire l'albo dei volontari, praticamente un po' per regolamentare il volontariato, che adesso diciamo, è fatto più che altro da associazione, però ci sono anche persone diciamo, singole che non volendo partecipare all'associazione, devo fare il volontario diciamo personale. Allora, onde evitare che magari non so, i volontari si trovano sporadicamente o forse per caso in una situazione in cui possono aiutare, ma per organizzare meglio tutto il volontariato abbiamo fatto questo bando. Ci sarà una domanda dove le persone danno la propria disponibilità scrivendo sia i giorni della settimana sia gli orari e riguardano tre fasce di carattere sociale, civile e culturale secondo le predisposizioni di ognuno. Questo è tutto. Chi è previsto un limite di età? Quello basso è 16 anni. Siamo lasciati spazio.
Grazie Maria, non so se c'è qualche intervento di parte, se puoi spegnere, no, puoi ripassare la luce. Devo dare atto a chi ha fatto questo regolamento che copia bene. Devo dare atto che copia bene anche se gli spazi e gli a capo l'hanno lasciati. Cioè questo è il comune di Borgo Perdeto, provincia di Segrate. Questo è il regolamento pari pari del comune di Segrate. Non cambia assolutamente niente tranne il fatto che all'articolo 14, cioè manca un articolo rispetto a quello, perché in quel regolamento originale c'era pure la disposizione di mezzi che noi non mettiamo a disposizione, anche perché visto qual è la condizione dei mezzi dell'amministrazione comunale credo che c'è ben poco da mettere a disposizione, e su questo bisognerebbe che anche sindaco e la giunta rispondessero. Non so se si sono resi conto del ridicolo che abbiamo quando mandiamo in giro i mezzi del comune di Borgo Perdeto. Cioè noi adesso attiviamo il servizio di volontariato civile, io francamente non è che l'ho capito tanto bene, perché a Borgo ci stanno una ventina di associazioni, e non solo stanno quelli di cani sciolti che non fanno parte di associazioni, ma sono tranne Valentino Battisti, non è che ne conosco tanti, che poi lo parte pure di un'altra associazione. Quindi non so quale sarebbe la necessità, visto che di associazioni ne esistono tante, quindi esiste l'albo delle associazioni che fanno l'attività, per cui il comune potrebbe avvalersi di questa cosa. Però questa mia digressione serve a dire, non offendere per carità, perché penso che quando facciamo e copiamo le cose fatte bene è meglio copiarle piuttosto che non fare niente. Ho fatto questo riferimento perché mancando quell'articolo che parla delle attrezzature e dei mezzi è un'occasione per dire che fate vergogna per come mandate in giro i mezzi comunali, bisogna che ve lo dica. Riguardo, non so nemmeno, non mi sono avventurato nel fare una richiesta e una verifica, non so se tutti sono revisionati, non so se uno, quando una volta l'ho visto io, non c'aveva l'assicurazione in regola, era scaduta. Ve lo posso dare per certo, perché non c'avevo l'assicurazione, quindi abbiamo due o tre macchine che fanno pena e che fanno disdoro all'amministrazione comunale. Io non credo, preferirei che andassero come un mio vecchio collega all'Enel, un mio collega all'Enel del 90, che non voleva guidare il mezzo, si era fatto un gavettino con le rotelle, non voleva guidare la macchina dell'Enel, ci caricava i ferri. Faremmo meglio ai nostri collaboratori dare una cosa del genere, una cariola, un gavettino, un qualcosa, piuttosto che mandare in giro quelle panda che non si reggono in piedi. Non vi parlo dei mezzi che per un lungo periodo sono stati dati in uso a cooperative diverse, perché l'APE, che adesso è tornata nella gestione del comune, per non so quanto tempo è stata utilizzata, non si sa che titolo, in base a quale delibera, a quale determina, dalla società che fa lo spazzamento, quindi ha usufruito di un mezzo, sta usufruendo dei locali, perché la società che fa lo spazzamento, la coopera, se voi non lo sapete, ha un deposito all'interno dell'ex vettura. Quindi presumo che siccome prende 140.000 euro l'anno dal comune di Borgo Perdeto per svolgere la sua attività, presumo che almeno paghi qualcosa, ma presumo male, perché questo non si verifica. Se pagasse un affitto probabilmente avremmo la possibilità di mandare dal carrozziere qualche panda e dal tappezziere qualche panda, perché oltretutto non solo esternamente ma anche internamente vanno. Quindi io non c'ho niente contro il volontariato, anzi sono sempre stato parte del volontariato, ne facevo parte, ma non so se voglio fare parte di questo volontariato, perché ormai ho superato tutti i termini anagrafici. Questo è, quelli meno di 16 anni non lo possono fare, a me mancano meno di 16 anni alla fine, quindi non posso farlo. Appunto, io non l'ho letto, questo si vede subito, perché si vede gli accavo che sono stati fatti in quella maniera, per cui non lo so, fatevelo, io che ho da dire.
non lo so se mi spiegate, però mi dovreste spiegare che serve veramente nel concreto, perché nel concreto non l'ho capito. Non è il servizio di protezione civile, perché non fa protezione civile, cioè serve soltanto per aiutare le fontane, se permettete, è un compito del comune. No, infatti, ecco. Non è per quel motivo, so ci sono stati più di una persona che ce l'ha chiesto, tu l'hanno visto anche in altri luoghi, ci hanno chiesto, dice noi per stare. Allora, parlando con il consigliere Schiavone, si è dedicato a questa cosa, a fare un albo e mettere a disposizione i cittadini. Non trovo il responsabile del ruolo. Ci sarà ovviamente una risposta a tutto ciò che abbiamo proposto. Se non ci sono altre cose, mettere a votazione questo punto. Chi è favorevole? Io sono favorevole, ma mi astengo perché vorresti essere interessato. È composto male, va bene. Perché non sono state fatte le convenzioni rispetto a quello che è stato proprio ancora da lì. Lo possiamo migliorare adesso anche. Migliorato e poi dopo voi lo possiamo. Comunque, ti astieni o voti contro? Ti astieni. Non voto, supporto. Ti astieni. Bene. Non conta niente, ma. Passiamo al prossimo punto. Approvazione del regolamento delle consulte comunali. La parola Giulia Villanucci, che ha approfondito la cosa insieme, mi sembra, anche a... Cercherò di essere breve. Abbiamo rifatto il regolamento e abbiamo modificato due articoli dello statuto, ma praticamente l'abbiamo fatto abbastanza in sinergia con le associazioni. Qui ho le lettere delle proposte che sono arrivate dopo le riunioni che abbiamo fatto, e praticamente la prima cosa che ci veniva sottolineata era la necessità di fare più consulte, perché prima ce n'erano soltanto due ed erano poche e non hanno funzionato mai. Ma quello è lo strumento delle associazioni, non è? Proprio qua, certo. Vabbè, ma prima erano la consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la consulta dell'istruzione, sport, qualità della vita e ambiente, quindi diciamo che non erano proprio divise in maniera corretta. Adesso sono quattro, ce n'è una per l'economia e il lavoro e i trasporti, una per le attività sociali, socioassistenziali e di protezione civile, una per l'istruzione e sport, una la cultura, qualità della vita, turismo ed ambiente. Abbiamo risistemato il registro delle associazioni presenti sul territorio, perché ci eravamo resi conto che ce n'erano tantissime che erano iscritte ma in realtà non lavoravano sul territorio. Abbiamo aperto il nuovo registro, che verrà aggiornato ogni 30 del mese di giugno, e abbiamo chiesto alle associazioni di calendarizzare le attività di anno in anno, di modo che possiamo renderci conto di quali eventi e manifestazioni ci saranno, e eviteremo che gli eventi si accavallino oppure che non si svolgano. E poi un'altra cosa importante riguardava il numero dei delegati, che abbiamo deciso di dare un numero indicativo per ogni delegato delle consulte, e che poi saranno le associazioni stesse a stabilire in maniera proporzionale, in base pure alla grandezza dell'associazione, quanti dovranno essere delegati. Questo è quanto. È una modifica? È una modifica allo statuto di due articoli, dove appunto ne inseriamo altre due di consulte, e poi il regolamento abbiamo dovuto tagliare un articolo perché non aveva più motivo, che era l'articolo sul difensore civico, che è una figura che non è più prevista, e quindi l'abbiamo dovuto togliere e basta. Però ecco, questi sono i suggerimenti, le mail che ci sono arrivati dai presidenti delle associazioni, che avevamo partorito già durante le riunioni e poi ce l'hanno messa per iscritto. Così come illustrato, le mettiamo a votazione. Grazie, Bieri. Forza, avanti. Certo, guarda il regolamento. Il regolamento lo prescrive, io sai che so leggere il regolamento. Come ho già avuto modo di dire l'altra volta, io la prima volta, fidandomi, come si dice, ho votato a favore di una cosa del genere,
perché mi era stato detto che tutte le associazioni erano, avevano espresso pareri favorevoli, invece poi da un'indagine che ho fatto non era proprio così, c'è stato un fraintendimento. Ma io ho qualche dubbio che questa cosa possa funzionare in qualche modo. È vero che attiene alle associazioni, ma la prima domanda che mi faccio è, avendo una certa dimestichezza con la vita associativa, qual è la preminenza delle attività di un'associazione? Cioè, se un'associazione, faccio un esempio, si chiama Associazione Italiana Cultura e Sport, l'AICS, che esiste, un'associazione nazionale l'AICS, Cultura e Sport, in quale delle consulte andrebbe a finire? In tutte e due? Allora, l'Arci di Poggio Pinteto, che opera sul territorio, ha una peculiarità, si occupa di sport, si occupa di tempo libero, si occupa di cultura, io ho voluto quella per non citarne una che conoscevo più da vicino, ho voluto dire l'AICS perché domani qualsiasi potrebbe aprire una sede dell'AICS, anche se i socialisti sono quasi tutti spariti, era di derivazione craxiana quella associazione, quindi adesso non c'è più. Però quello che mi chiedevo è, siete sicuri che non stiamo facendo qualcosa che serve soltanto per dire abbiamo un regolamento delle consulte, visto che nei cinque anni passati, malgrado fosse stato eletto un presidente, un vicepresidente, le consulte non sono state mai messe in grado dall'amministrazione comunale per difetti di regolamento di funzionare come avrebbero dovuto. E io, da quello che ho potuto ricostruire, queste associazioni o il presidente uscente della consulta aveva chiesto delle modifiche per far funzionare di più la cosa, non aveva chiesto modifiche per duplicare il numero delle associazioni, quindi da due farle diventare quattro e creare degli organismi che poi non so quanto ci avranno la possibilità di vedersi. Se poi questo che mi dite voi è vero, significa che associazioni di 20-30 persone si troveranno a dividere in due o tre consulte, perché e magari diventerà pure un accaparrarsi il posto di rappresentante o di cosa, perché è evidente che nessuno mai rinuncia in questo paese ad occupare una sede. Quindi io personalmente, non avendo avuto modo di confrontarmi con diciamo la parte associativa che in qualche modo conosco bene, e scambiare a fondo le mie perplessità con gli altri, non la voterò questa cosa. Quindi, anche perché poi il regolamento del 2006 che viene a essere sostituito da questo, lo statuto, il regolamento del 2006, questo sostituisce il regolamento del 2006, così è scritto, in una pagina c'è scritto così, in una pagina, entrata in vigore, sostituisce il regolamento approvato con CC del 31 del 2006, e quindi c'è sta questa cosa. Io personalmente procedere, anche perché me ne manca un pezzo, io sono arrivato solo all'articolo 43, non ce l'ho tutta, non mi è stata data tutta quanta, io non ce l'ho un pezzo e quindi non l'ho potuta leggere. Questa mi ha dato, così per quell'età, arriva all'articolo 42 capo 3 e poi non c'ho più niente. Ho capito, io lo capisco. Ok, ti sto dicendo. Ma come stanno, non mi ricordo come si fa, io ho dato il regolamento delle consulte a bozza. Sì, sì. Poi l'ho allegato. Allora io non ce l'ho, io non ce l'ho, questa è come me l'hai data, ecco la spillata com'era, e questa è quella che ho, questa è quella che ho letto, quella con le scritte gialle, vedi, eccola qua, e questa è, quindi non la posso votare perché, ma ecco tu, tanto non cambia niente, se sempre maggioranza, io che problema ho? Queste precisazioni, come l'ho complicato? Io sono chi è? Ancora, tu col tuo sito del comune. Allora, il comune quando funziona io vado a rilevare, quando vedete libri io che non funziona, tu mi dici. Va bene. Allora, così chi è favorevole? Chi è contrario? Ci asteniamo. Due astenuti. Questo pure non diamo l'immediata esecutività, perché così almeno.
Passiamo al punto numero 8, verso il contratto di fiume Media Valle del Tevere, approvazione accordo di programma. Questo è un punto che l'altra volta ritirammo proprio perché sia da parte della minoranza che anche da parte di alcuni consiglieri di maggioranza si era ritenuto di fare un approfondimento tematico sugli aspetti proprio circostanziati e sull'articolazione di tutto il percorso che si è avviato già da parecchio tempo. La parola a Andrea Fantozzi, consigliere, che ha lavorato e a seguito di quel consiglio fu fatta pure una conferenza di aggiornamento. Sì, infatti io ringrazio anche la minoranza per aver partecipato a quell'incontro dove era presente anche il coordinatore tecnico dei contratti di fiume, che è il dottor Massimiliano Pilabozzi. Ringrazio anche i presenti, vedo Massimo Campagna, vedo Gian Battista Podestà, Mario Mei, Sandro Mancini, che da 2 anni e mezzo fa hanno creduto subito in questo processo, un processo che riguarda il territorio, non soltanto Poggio Mirteto, ma un territorio che parte dalla riserva di Nazzano ed arriva fino ad Orte, Callese e Otricoli. E io sono molto breve perché è chiaro che dopo 2 anni e mezzo diciamo che è un parto veramente lungo, è stato, però credo che questa sia un'opportunità, come ho detto all'inizio, importantissima per il territorio, importantissima. E nel contratto di fiume appunto sono stati individuati 4 tavoli di lavoro che sono la sicurezza idraulica, l'urbanistica, l'uso del suolo e l'agricoltura, il secondo tavolo, il terzo tavolo è il turismo e lo sviluppo locale e il quarto è la qualità delle acque. All'interno dell'accordo di programma troviamo la governance dei contratti di fiume, che sono l'assemblea dei contratti di fiume, la cabina di regia e la segreteria tecnico-scientifica. Quindi credo che speriamo oggi di concludere questo gap amministrativo pure pratico che si era venuto a creare al precedente consiglio e così gettare poi le basi per oltre ad andare avanti per i nuovi progetti che riguarderanno il nostro territorio. Grazie Andrea, diciamo che di questo argomento insomma abbiamo approfondito più volte sulla valenza e l'importanza, insomma già il consigliere Fantozzi ci si è soffermato insomma. E niente, per cui do la parola a Walter che sicuramente avrà da dire le sue osservazioni. Io potrei riservarmi con una sola domanda: che cosa è cambiato rispetto all'ultima volta? Se qualcuno della maggioranza riuscisse a darmi una risposta, probabilmente. E infatti la maggioranza non c'era, c'era soltanto lei della maggioranza. Abbiamo incontrato un incontro, eravamo presenti io, lei e tu. La maggioranza non c'era, quindi vorrei sapere perché la maggioranza è uscito, la maggioranza che delimitazione ha avuto, però va bene, siccome l'ultima volta è stato ritirato anche con i voti della maggioranza, io era una domanda, non voleva essere provocatoria, voleva essere sondare come funziona sempre in questo Consiglio Comunale, quando si dice che bisogna votare, si vota, non c'è bisogno di tante cose, si risanano i dissidi, si ricompongono le diversità e si va avanti e si vota, questo è il concetto, non si vota sull'ordine del giorno e sul contenuto della cosa che si sta votando, a prescindere si vota a favore. E io seguito a ribadire il concetto, per cui io, se tu smorzi quel coso non fa uno. No, aspetta. No, quello tuo, vabbè. No, mica mi fa uno. Quindi c'è sta qualcosa che entra in risonanza. Comunque, va bene, al di là di questo, io facevo che non dava fastidio perché c'è una voce sgradevole di mio, metti qualche cosa di sopra è ancora peggio. Quello che ho già detto e ho avuto modo di dire, un comune come il comune di Poggio Mirteto, che non è in grado di assicurare neanche i liquidi che immette nel fiume Tevere, perché sversa 1200 rifiuti organici di 1200 persone nel Tevere, non avendo neanche un depuratore, neanche un sistema di depurazione. È vero che nel 1200 ce ne saranno qualche
qualche centinaio che erano la fossa settica, ma pure quello in qualche posto va a finire, si occupa del contratto di fiume che prevede tra l'altro di mantenere il fiume nella sua interezza, diciamo, ambientale. E mi sembra strano. Già l'altra volta ho detto, almeno fosse stato messo nel programma triennale delle opere pubbliche una lira per la costruzione di un depuratore Poggio Verde Toscano, e può darsi che potevamo cominciare a discutere di questo argomento, sempre tenendo presente che questo è un argomento che è mutuato da un accordo non preso dal comune di Poggio Verdeto. È un accordo, bisogna che lo ridico perché voi vi dimenticate troppo delle cose, è un accordo elettorale assunto da Refrigeri, che per farsi votare alle regionali ha stipulato questo accordo con il sindaco di Mariano e con tanti altri sindaci, un sindaco che è di centrodestra, non è che è dello stesso schieramento del sindaco Refrigeri, e in cambio gli ha sicuramente detto avrai la garanzia, perché la garanzia di essere il capofila del contratto di fiume. Perché dico questo? Perché non è da oggi che mi salta agli occhi, e cerco di far risaltare anche agli occhi di chi mi ascolta, il fatto che il comune di Poggio Verdeto ormai da molto tempo ha abdicato al suo ruolo di guida, chiamiamolo così. Dopo discuteremo un punto su cui potremmo essere tutti d'accordo, che vede Poggio Verdeto richiedere a gran voce la caratteristica e il titolo di città, e questo l'aveva ottenuto nel 1837 grazie al fatto che aveva una centralità nel territorio, una centralità che gli era dovuta dai servizi. Adesso il comune di Poggio Verdeto, per un verso o per l'altro, ma io dico per una mercificazione o per l'altra, si è venduto il contratto di fiume e il capofila lo fa là, si è venduto l'Unione dei Comuni e il capofila lo fa Stimigliano, chiamiamolo capofila, ma è sempre presidente. No, non ti preoccupare, ma fate, tanto mica è roba vostra, voi lo potete vendere tutto, tanto mica, voi l'avete preso in eredità dai nostri nipoti, questo territorio ce l'avete avuto in eredità dai nostri nipoti e l'avete, diciamo, distrutto, perché quel ruolo che ci veniva riconosciuto adesso, francamente, va sempre sempre più sminuito. Questa è una delle altre cose. Mi chiedo, se c'è una centralità nell'asse del Tevere, intanto mi pongo il problema del perché abbiamo necessità di creare un'altra struttura. Non è un caso che prima io ricordavo il patto della Sabina, il patto della Sabina con il quale vi siete presentati alle elezioni, che faceva parte del vostro sindaco, è il simbolo, era un qualcosa che doveva unire tutti i comuni e fare meraviglie di questo territorio, è sparito così, improvvisamente di questo non se ne parla più, appunto dico, sarà stato messo pure, sarà stato rottamato anche il camper che è servito per fare la campagna elettorale. Ma quel patto della Sabina era un'altra cosa ancora che si assommava alla comunità montana, all'Unione dei Comuni, al GAL, al VADE, perché vi siete scordati che c'è anche il VADE, ancora funziona. VADE significa non un qualcuno, la Valle del Tevere era VADE, con l'acronimo, non significava una persona che mandava il VADE. Quindi c'è un'altra struttura e noi di queste ce l'abbiamo, le mettiamo da parte, ne facciamo un'altra ancora e quest'altra struttura, e questo, su questo vorrei chiedere, probabilmente dico una corbelleria, il segretario mi corregge sicuramente, noi facciamo una delibera oggi senza avere copertura in bilancio, è normale, cioè noi deliberiamo di approvare questo regolamento con il quale prevediamo di dare 5.000 euro al comune che aveva capofila, c'è il parere contabile, dice va bene, però il bilancio non credo che ci sia uno stanziamento di 5.000 euro. C'è scritto 2017, ma noi lo approviamo oggi, quindi oggi entriamo di diritto e quindi si paga ogni anno, si paga anche, qui c'è scritto, almeno se l'ho letto bene, che noi diciamo che andrà a regime, ma adesso dovremmo avere... Nel 2016 non dobbiamo pagare. Vabbè, non lo so, qui c'è scritto un'altra cosa, comunque vabbè, io dico che lo schema di accordo di programma prevede aggiungere l'impegno a costituire un fondo finanziario e il comune di Poggio Verdeto con più di 6.001 abitanti deve cacciare 5.000 euro. Quindi
Da una parte non abbiamo i soldi per fare le cose essenziali, poi giustamente ci ha ricordato, ha fatto bene il vice sindaco, abbiamo aumentato la disponibilità dei servizi sociali per 15.000 euro, però noi 5.000 euro li possiamo destinare ai burocrati, perché potrei tradurre quello che ci ha fatto conoscere il consigliere Fantozzi nella riunione, ai burocrati che devono pagarsi giustamente le fotocopie, la stampa e tutte queste cose. Beh, ha parlato delle fotocopie, io non è che ho parlato di progettazione, perché penso che la progettazione costi più del di quei soldi. Comunque scusami. Ma mi sembra di averlo detto anche lì, tanto è vero che il tuo ingegnere Filabozzi, come si chiama? Non mi ricordo pure il nome, ha detto io non sono politico, queste cose che lei sta rappresentando le dovrebbe rappresentare ai politici. E io ai politici lo sto dicendo, non potevo mica dire al tecnico che stava lì a svolgere la sua attività, la sua professione, quindi quello che dico io è che probabilmente sarebbe il caso ancora di soprassedere a questa cosa, perché non lo prenda Fantozzi come un fatto personale, come non è, perché non è un fatto personale. Lui ha preso un incarico, gli hanno dato, anche perché Picarelli ha incaricato tutti di fare qualche cosa, lui ce l'ha dato da fare, però appena è stato eletto sindaco, quello si occupa dei gatti, quello si occupa dei lupini, quello dei ciliegie, quello dei mandarini, quell'altro, cioè ognuno ha un suo incarico, ti è toccato di navigabilità a settimane, oppure fai, e quindi hai fatto questo tipo di attività, però non è stata detta una parola in merito al fatto che non si sa chi e come verremo rappresentati. Qui non c'è scritto una parola che dice il comune ti poggia il dedo all'interno del, siccome è quello che paga quasi più di tutti, perché il sindaco civile Castellana è specificato nell'articolo 9, cioè la cover. Mi fammi vedere che c'è scritto, nella schema, l'accordo di programma. Dove sta l'articolo 9? L'ho citato prima, te l'ho citato. No, dove sta l'articolo 9? Oh, eccolo. Che dice, leggi così, lo dicevo, così sanno tutti quanti di che stiamo parlando. Dimmi che per piacere, io te lo chiedo per piacere, si può leggere, o vedi solo le figure, dammi qua. No, sono le figure, vedo. L'articolo 9 dice l'assemblea ha un ruolo consultivo, la cabina di regia e la segreteria tecnico scientifica. L'assemblea ha un ruolo consultivo deliberativo dell'assemblea. Tutti i partecipanti hanno diritto al voto, i partecipanti appartenenti a associazioni devono essere legati da altri soggetti, e quindi è fatta salva la facoltà dell'assemblea di dotarsi di un proprio regolamento per la disciplina. Punto, facciamo parte di un'assemblea. La cabina di regia o comitato tecnico istituzionale ha ruolo esecutivo come avviene in un comune. Allora, siccome io sono uno degli azionisti di maggioranza, come succede in tutte le organizzazioni, cercare di me insegna, siccome io voglio far pesare il mio peso e i miei soldi, dico che il comune di Poggio Verdeno deve avere un ruolo nella cabina.